L'emergenza sbarchi si fa sempre più grave. Con lo sbarco di ieri pomeriggio nel porto di Vibo Marina, un altro fronte si è riaperto, confermando così la situazione di forte urgenza ed allarme che vedrà la Calabria sempre più coinvolta con il passare dei giorni. Alla luce di queste considerazioni, il Ministero degli Interni ha predisposto un'intera giornata di ricognizione da parte di funzionari e capi dipartimento, accompagnati dalla sottosegretario Wanda Ferro. La delegazione è stata in mattinata a Porto Salvo con il sottosegretario all'interno Wanda Ferro e il capo Dipartimento Diritti Civili e Immigrazione dello stesso Ministero, il prefetto Valerio Valenti, ed il prefetto Francesco Zito, direttore centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Un ritorno, quello di Zito a Vibo Valentia, dove ha lasciato un ottimo ricordo proprio nella veste di prefetto. A Porto Salvo hanno trascorso la prima notte i quasi 400 migranti arrivati al porto di Vibo Marina a bordo della nave 18, dopo essere stati soccorsi mentre erano su un motopeschereccio in navigazione fra la Sicilia e la Grecia. È stata questa perciò la prima tappa nelle strutture calabresi di prima accoglienza presenti sul territorio regionale, con l'obiettivo di fare il punto con quanti sono operativamente interessati all'emergenza sbarchi. Sottosegretario, questa prima ricognizione qui a Vibo Valentia, com'è la situazione? Beh, la situazione è certamente quella di un'attenzione da parte del Viminale, da parte del governo, il fascendo del prefetto Valenti insieme ovviamente ai Vigili del Fuoco, a tutto lo staff, rispetto alle esigenze che ci vorranno anche in previsione di eventuali nuovi arrivi, ma anche dello spostamento in altri territori dei migranti che in questo momento stanno finendo le fotosegnalazioni, migranti non accompagnati che verranno spostati in questo momento nelle strutture adibite nel comune di Nicotera, ma certamente in un tavolo che poi porremo in termini di visione generale e ampia, che riguarderà anche la parte di Reggio Calabria con Roccella e la zona di Cotone, al tavolo del regionale per trovare una sinergia comune e affrontare un'emergenza che deve vedere gli immigrati accolti nel miglior modo possibile, non quell'accoglienza, come dico sempre, che si ferma ad una banchina del porto, ma che deve avere degli strumenti, auspicando che l'Europa possa, ai nostri appelli più volte sollecitati anche in termini di risorse economiche, dare una mano a questo paese che non si gira, come avviene molte volte nel caso di Malta, dall'altra parte. Qui c'è una situazione che è in crescendo, perché le previsioni da qui in avanti sono ancora pessimistiche. Sono previsioni in crescendo sia nei numeri dati dai servizi sia dalla Guardia di Finanza, certamente questo è già avvenuto nei mesi precedenti, se andiamo a vedere il trend è quello di un consolidamento, di una grande preoccupazione dove bisogna intervenire subito in Tunisia con quello che più volte è stato detto anche attraverso fondi ingenti per evitare le partenze, ma anche con una regolamentazione che speriamo nelle prossime settimane possa vedere insomma un miglioramento negli emendamenti che si stanno discutendo in questo momento al Senato sul decreto Cutro.